santi arcangeli che oggi ricorre, è a Dio innanzitutto che noi diciamo la nostra lode, adorandolo per la sua immensa potenza di creature. Sono sue creature gli angeli, purissimi spiriti, e tra essi gli arcangeli di cui ci parla la Sacra Scrittura, citando anche il loro nome. Oggi l'inno liturgico della Chiesa li canta Angelus Pacis Michael, Angelus Fortis Gabriel, Angelus Medicus Salutis Rafael. E chiede a Cristo, loro e nostro Signore, di mandarli a noi affinché ci assistano sempre e insieme a loro in eterno si innalzi alla Trinità la nostra lode. I loro nomi, Gabriel, Rafael, Michael, contengono tutti e tre il suffisso El, che in ebraico significa il Signore, Dio. Michele proclama la signoria di Dio e la pace che viene dalla vittoria del Signore sul male. Il suo nome è il grido di battaglia, chi è come Dio, lanciato dall'Arcangelo contro Satana e gli angeli che si erano ribellati al Creatore. Un evento epocale, cosmico, che l'Arcangelo compie come principe delle schiere angeliche. Gabriele, portatore dei lieti annunzi che la forza di Dio compie nella storia della salvezza, pensiamo all'incarnazione del Figlio di Dio nel grembo di Maria, l'annunciazione alla Vergine nella casa di Nazareth. Gabriele ci svela che la forza divina è l'amore, la forza della sconfinata misericordia con cui il Signore offre all'uomo la salvezza. Raffaele, che protegge, difende, soccorre, guarisce, rivela la tenerezza di Dio, la sua attenzione di padre. Pensiamo a quanto l'Arcangelo ha compiuto a favore di Tobia, un intero libro della Sacra Scrittura lo racconta. Il suo nome, medicina di Dio, oppure Dio guarisce, è contrapposto al nome del diavolo Asmodeo, che significa appunto il distruttore. Amici, rivolgendoci oggi ai gloriosi arcangeli, diciamo loro, pregate per noi. San Michele, principe delle milizie celesti, difendici contro tutti i nemici visibili e invisibili. San Gabriele, scelto da Dio per annunziare il mistero dell'incarnazione, svelaci i tesori racchiusi nella persona del Figlio di Dio. San Raffaele, proteggici nel nostro pellegrinaggio terreno fino alla casa del Padre. Santi arcangeli, chiedete per noi la benedizione del Signore. Amici, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.